Dragon Ball. Io so che tu lo sai, Melon Pan. Allora ragazzi, il Melon Pan più buono di Tokyo, con Giorgio Giovanni, che è arrivato Giovanni. In Giappone oggi, è arrivato in Giappone. Allora io ne mangio un pezzettino. Federica? Ok, ne mangio un buono. vabbè. Ma si può dire in Giappone? Oh, però no, quello, no. Questo lo... Allora combatte per trovare un drago, Melon Pan. delle Melon Pan da Kagetsudo, che è più, sai che questo qua è uno dei più famosi di Tokyo, se non il più famoso, anzi il più famoso di Tokyo. Kagetsudo dal 1945. In questi giorni imparerai che qualcosa che esiste dal 1945 in un paese come il Giappone è qualcosa che ha un successo clamoroso, eccezionale. Certo, è buonissimo. No, raga, è buonissimo. Ora io ancora devo recuperare da 20 giorni in Italia, quindi fuori orario non mangio più niente. Ma è buonissimo, tieni, veramente buono. Grazie Tommaso, bro. E se torni d'estate lo puoi mangiare la prossima volta, se tornate d'estate, lo potete gelato. Mangiare con il gelato. Non congelato. Tra l'altro lo fanno ora con pochi gusti al gelato, vedo là, ma durante l'estate ce ne sono tantissimi di più. Era caldo? Era caldo. Okay, ragazzi, non fate battute, Kagetsudo. Ok. Non fate battute perché vi conosco. No, sai qual è quello che fanno sempre? Una cosa che ti porterò a mangiare, buonissima, non le fare le battute, il tonkatsu. Il tonkatsu, è tonkatsu, buonissimo. È la cotoletta fritta. La cotoletta fritta che hanno preso da Milano. Faccio vedere un'altra cosa molto giapponese. Sì. Che è questa qua, vedi? La pesca con... vedi con quei retini lì, vedi che quello lì si rompe, quindi praticamente il tuo skill è nel cercare di prendere dei pesciolini senza rompere quella membrana che c'è nel retino. Ma sì, questa che è una cosa bellissima, che si vede in tantissimi anime, manga, insomma è una roba. Non si nota che sono molto contento di essere qua. Ah, noi ci fa piacere che siamo in Giappone, figurati. Qui tra l'altro c'è anche un negozio di giocattoli dove magari troviamo qualcosa di One Piece, no? Che insomma, no, One Piece. No, ragazzi, però no, avremo modo. Oh, allora, ha ragazzi... detto che non lo voleva. Ne vuoi prendere un altro? Ne voglio un altro. Allora, non mi piace. Io lo dico, lo dichiaro. I mochi mochi, sai. Sì. Non mi piace, mi piacciono a mia moglie. Ti farò ricredere. Ma questo è pazzesco. Questa è una Shotengai, ve lo spiego anche voi. Shotengai. Tutto questo è Shotengai. Questi qui sì, esattamente. È un mercato. Questo mercato coperto. Shotengai. In Giappone si chiama Shotengai, che vuol dire appunto posto dove vendono prodotti e roba varia. Ok, sì. No, questo, mi volevo soffermare su una cosa. Perché tu ormai sei preso da tutto quello che vedi, la prima volta che vieni in Giappone. Sì, la prima volta che vengo in Giappone. Ma sei bombardato. Sono bombardato, ma sono super entusiasta perché sì. Io sono molto attratto e legato al Giappone. Allora, io mi ricordo, questi sono uomini, giusto? Sono tutti uomini, okay. Nel teatro Kabuki sono tutti uomini. Ecco, infatti, io e Max abbiamo scritto, prodotto un pezzo, ok? Cantato in Giappone da Misa Oshima, modella e cantante, che andò fortissimo. Di che anni parliamo? Negli anni 90, sì. che si intitola Banzai Ichi ni san chi goloku zenchi ondore, e che andò molto bene. Allora, il successo pazzesco arrivò quando un comico molto famoso, non mi ricordo il nome, sì, giapponese, lo rifece, uh-huh, ok, facendo un midley, un altro pezzo dance molto molto forte, e lui lo fece. E questo, la particolarità di questo comico giapponese era che si, come tanti altri attori giapponesi, ok, perché una volta gli attori giapponesi si vestivano da donna, ok, giusto, anche in teatro, nel kabuki ancora, ecco, il kabuki appunto, e lui si travestiva da donna e cantò con questo pezzo, che ha cantato in origine Misa, e fece un successo pazzesco in Giappone. C'è stata una classifica in Giappone? Due volte. No, scusami, tre volte. La seconda volta una roba pazzesca, Super Lover, ecco, aprendo tutte le katane, con Super Lover, con i Wins, che erano praticamente i Take That giapponesi. Sì, Take That giapponesi, insomma. Ti dico una cosa, io ho una mia battaglia personale sul plurale. Il plurale di katana è katana. Non è katana. Non è katana. No, ma questo è kimono, katana, geisha. Questa è la mia particolare battaglia che porto dentro da me.
Va bene. Ma questo è bellissimo. Noi adesso. Ma io voglio andiamo comprare. Avanti. No? Noi sì. facciamo. Però nei prossimi giorni compriamo vedrete tutto. Tanti video qui insieme a Giorgio. Che per la prima volta che viene in Giappone, insomma, che per una persona così legata al Giappone. Sto esplodendo. Ciao, buona giornata, poi al prossimo video al Giappone. Ciao ciao.